Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. In questo video ho deciso di farvi vedere cosa porto ogni giorno nella borsa di Riccardo, la borsa del mio bimbo di 5 mesi, questa qua è la borsa di benzina, che io ho acquistato veramente ultimamente adesso che è nato Riccardo. Mi dispiace che se veramente avrete un bimbo sarete costretti ad andare in giro veramente con una roba del genere, perché dovete portare veramente un sacco di cose, specialmente se non allattate. Ok, allora andiamo a scoprire cosa c'è dentro. Allora, la patascuola davanti, cioè questa qua, vado a mettere le cose che devo avere particolarmente proprio a portata di mano, quindi vicinissime. Quindi le due bavaglie, in genere me ne porto sempre in giro due, così almeno le ho portate di mano. Poi il cappellino, visto che un giorno c'è il sole, un giorno non c'è il sole, comunque il cappellino sempre in bella vista. E il ciuccio, che mio figlio ben poco prende, se non entra proprio niente il ciuccio, però io ci spero ancora. E quindi cerco sempre di proporglielo anche se lui non lo vuole, con il suo contenitore. Poi qua andiamo ad aprire e troviamo un'altra tasca davanti, dove io metto, ho messo, vabbè, la giacchina in jeans e una felpina, visto che comunque qua la stagione non si sa cosa. Boh, non so se ancora comincia l'estate o no, che comunque un giorno fa caldo, un giorno fa freddo. Ecco, poi faccio questa. Abbiamo praticamente questa tasca davanti dove ho le giacche, poi vado ad aprire con una cerniera e diventa praticamente tipo una piccola valigia dove vai a mettere i vestiti. Quindi io ho qua i due body di ricambio, che comunque questi per forza. E poi ho due cambi, in genere mi porto sempre due cambi, quindi un jeans con la sua t-shirt e poi in genere sì, sempre due perché non si sa mai, non voglio rischiare, quindi vabbè, un'altra magliettina e poi un'altra magliettina con la sua salopette. Questi sono i due cambi che in genere mi porto. Poi ogni giorno devo stare comunque a guardare se c'è qualcosa che manca, perché comunque uscendo praticamente quasi sempre. Poi ci sono queste due tasche laterali, una e due, dove io vado a mettere da una parte questo contenitore qua, che è il contenitore dove io metto, adesso è vuoto ovviamente, il latte in caso che sto veramente un bel po' di ore, comunque ho il latte con il suo misurino, quindi la polvere praticamente del latte, lo vado a mettere praticamente qua lateralmente. Dall'altra parte, che c'è un'altra cinerina, vado a mettere il piccolo biberon dove adesso inizio a dargli un po' di acqua, quindi inizio a proporgliela, quindi mi porto dietro l'acqua, la metto qua lateralmente. Poi nella zona centrale, che è questa praticamente, che adesso vado ad aprire così, ok, ho la traversina per il cambio, quindi questa qua va portata sempre. Poi questa borsettina dell'Avent, dove io vado a mettere in genere il latte pronto, quindi se vado in giro un poche ore mi porto dietro il latte già pronto, con una temperatura giusta, e lo vado a mettere qua dentro in modo che questa borsa è termica, mi mantiene sia il caldo che il freddo, quindi è ottima e mi trovo veramente un sacco bene. Poi vabbè, questi due giochini qua, che comunque magari li propongo quando magari è un po' stufo, rogna un po', quindi me li porto sempre qua davanti. Poi questo qua dell'inglesina, che è praticamente il parapioggia, che vado a mettere quando mi trovo in giro per strada e magari piove un po', specialmente questi giorni che comunque piove sempre, perché ce l'ho sempre 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 in borsa questo. Poi taschina interna, ho pannolini, quindi in genere un 4-5 pannolini sempre, le magiche salviette, che guai se non le avessi, perché veramente un pollice su a chi ha messo le salviette, perché quando non c'è l'acqua sono veramente veramente ottime e troppo troppo utili, non si può andare in giro senza salviette. E poi la pasta fissa, quindi l'ossido di zinco e un piccolo pettinino, questo è quello che porto nella tasca centrale.
Quindi questo è quello che io porto ogni giorno in questa valigia dell'inglesina. Non dico la chiamo valigia perché per me è una valigia, pesa un sacco. Spero di esservi stata utile, per adesso vi saluto e vi aspetto la settimana prossima con i nuovi video. E mi raccomando, se non volete perdervi, iscrivetevi. Ciao!